Quindi, presto, presto. Che ora era la campanella a scuola? Alle 8? Sono le 7:50, quindi. Quanto manca? È un attimo, sto facendo il calcolo. Manca un'ora a scuola, ma perché ho messo qua adesso la sveglia? Torniamo a dormire, c'è tanto tempo ancora. Robby! Che c'è? Che ore sono? Ora controllo un attimo. Sono le 8:50! Se ci siamo svegliate alle 7:50 e ora sono le 8:50, abbiamo dormito un giorno! Un giorno intero abbiamo dormito! Oh no! Che ore sono? Anche oggi ci siamo svegliati prima della sveglia. Batti 5, sì. E siamo anche già vestiti per essere super produttivi. Sì. Abbasso gli stupidi. Saremo i primi ad arrivare a scuola. I primi ad arrivare. Guarda che ormai ho anche le chiavi della scuola. Beh, siamo i primi della scuola. Siamo i primi ad arrivare a scuola. È ovvio che ci diano le chiavi. Ma prima abbiamo ancora il tempo di fare una lettura leggera. E che sa cos'è? Ah sì, è la mia adorata matematica avanzata applicata quantistica. Beh, quello l'ho già letto tre volte. E allora stai indietro, io l'ho letto già 5 volte. Wow, un giorno intero a dormire. Che spettacolo. Quanta roba che c'è qui sopra. Vediamo quale posso utilizzare per lavarmi le mani. Cera per capelli. Beh, andrà bene anche per le mani, sicuramente sarà idratante. Che buon odore. Mettiamolo un altro po', mi piace davvero tanto. Devo consigliarlo ai miei compagni di scuola. Pozione Zappidier, pozione Zappidier. Devo lavarmi anch'io. Vieni pure, ho scoperto una nuova tecnica. Cera per capelli che va bene anche per le mani. Prova, prova. Ma io questa la uso per farmi le acconciature. Dai, non ti preoccupare. Senti che buon profumo. Andrà benissimo anche per le mani. Beh, se lo dici tu, va bene. Tu Dani, vivi nel 2031, sei troppo intelligente. C'era per i capelli come sapone. Ah sì? Non l'avevo mai pensato. È vero! Le mani profumano tantissimo. E poi credo che se faccio così riesco comunque ad acconciarmi. Oh, due cose in una. Batti 5 Robby, ma proprio intelligente. Sì! Controlliamo la temperatura dell'acqua. Trentasei e otto. Temperatura perfetta. Vediamo. L'acqua che temperatura è? 36 e 8. Perfetto. E dimmi, hai comprato il sapone liquido con pH 12? No, mio caro, ho preso il sapone pH 7. pH 7?
Hai fatto bene, era un trabocchetto. pH 12 tipo ti avrebbe bruciato la pelle. pH 7 il pH ottimale per un sapone da mani. Hai 30 secondi per lavarti le mani da adesso. Mi raccomando, 10 volte in senso orario e 10 volte in senso anti-orario. Altrimenti poi consumerai troppa acqua, troppa energia e troppo sapone. L'ho calcolato io stesso. Mancano 12 secondi. Io ho finito prima della scadenza. Congratulazioni, hai superato il tuo record di velocità al lavaggio mani. E tu sei stato preciso come sempre. Batte il 5. No, quella cosa la fanno gli stupidi. Diamoci la mano. Oh, è il momento di fare colazione. Questa a te e questa a me. Bene, bene, bene. Robby, hai preso qualcosa per spalmare la Nutella qui sopra? Se quelle cose sono solamente per gli stupidi, noi siamo intelligenti. Hai sempre con te qualcosa per spalmare la Nutella. Guarda, prendi la mano, fai tipo così. Ecco, guarda, è una paletta con cui puoi spalmare qualsiasi cosa. Wow, non ci avevo mai pensato. Si risparmia un sacco di tempo, guarda. Prendi, metti così e spalmi sul pane. Ok, ogni tanto si rompe, ma vabbè, cioè, chi se ne importa, ho risparmiato un sacco di tempo. Visto? Hai ragione, si risparmia davvero un sacco di tempo. Sì. E poi, la Nutella che avanza, la puoi leccare? Robby, sei davvero un genio. Sei pronta per la colazione, Dani? Certo, mio caro. Piatto. Fazzoletto. È pulito il fazzoletto? Certo. È messo a 90 gradi rispetto al piatto? Certo, mio caro. Fetta di pancarè perfettamente quadrata. Eccolo qui. E io ho portato un barattolo in puro vetro di Nutella. Robby, ma la spalmiamo con le mani? Ho sentito che è un metodo molto veloce. Cosa pensi di essere, una troglodita? Una stupida? Noi la spalmeremo con questo. Un perfetto coltello da spalmaggio Nutella. Giusto, mio caro, i metodi tradizionali sono quelli migliori. La Nutella va spalmata perfettamente su tutta quanta la fetta di pancarè, in maniera che sia uniforme e vada a coprire tutti quanti gli angoli. E poi, da vere persone intelligenti, i rimasugli su questo coltello vanno rimessi all'interno del barattolo, così si evitano gli sprechi. Ogni mattina sei sempre più preciso. Complimenti! Ma sempre noi dobbiamo andare all'interrogazione, non è giusto? Professoressa, ma noi li sappiamo fare i calcoli. Dimostraglielo per favore. Quanto fa 12 più 8? Allora, questo è un 1, questo è un 2, questo è un più e questo è un 8. È semplice. Allora, 1 più 2 fa 3 e 3 più 8, 8, 9, 10, 11. La risposta è 11. La risposta è sbagliata. No, così sembra una faccina triste. No, 11. Signorina Dani, lei la sa la risposta? Certo che la so, il mio compagno è stato un po' distratto. Allora, 2 più 1 fa 3, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10! Anche la tua risposta è sbagliata. Dani, ti prendi un 2? E io? E io mi sono avvicinato di più alla risposta? Dai, prof, almeno un 3. Sì, Robby, ti sei avvicinato di più. Tu, 2. Ah, sì! Ho preso un più, ho preso un più. Robby, vai tu alla lavagna. Grazie mille, professoressa. Che cos'è questo abominio? 12 più 8 uguale 11?
che è uguale a 10. Ah, mi fa male la pancia solo a leggerlo. 12 più 8 è uguale a 20. Era elementare come calcolo. E già che ci sono, dico anche che 12 per 8 è uguale a 96. E invece 12 meno 8 è uguale a 4. E invece 12 diviso 8 è uguale... Prof, lo posso dire io? Certamente, Dani. Vai anche tu alla lavagna. Tocca a me. È un calcolo semplice. Semplicissimo. Puoi spostarti? Certamente. Guardate e imparate. 1,5. Complimenti. Tutti i vostri calcoli sono giusti. Ma io non vi ho chiesto altri calcoli. Quindi 10 meno a tutti e due. 10 meno? Professoressa, ma noi non abbiamo mai preso 10 meno. No, il meno non posso prenderlo. Oggi devo dire che sono proprio... Ma sei proprio stupido. Io? Io sono che sono il più intelligente della mia famiglia. Solo perché hai preso un più di me a scuola. Esatto. Comunque stavo pensando che oggi abbiamo fatto davvero tante cose. Eh già, mi fa anche male la testa per tutto quello che abbiamo fatto. E poi i nostri genitori dicono sempre che non facciamo niente dalla mattina alla sera. Io ho superato 2 nuovi livelli, sono andato a giocare con i miei amici e ho parlato al telefono con Sandro. Beh, io ho fatto molte più cose di te. Ho contato quante penne blu c'erano nel mio astuccio, mi sono specchiata per ore e ore per controllare la mia pettinatura e poi ho fatto così tante cose che non me le ricordo. Come ti capisco, anche io spesso mi dimentico le cose perché abbiamo troppe cose intelligenti a cui pensare. Oggi davvero non mi sono stancata per niente. Perché? Cosa hai fatto? Anzi, cosa non hai fatto se non ti sei stancata? Beh, oggi ho inventato una nuova equazione mai scoperta che fa sollevare le macchine. Ma quale? Quella che ho scoperto io l'anno scorso? E poi ho calcolato tutto il perimetro della nostra casa. Ma non è che stai diventando stupida a fare queste cose così inutili e facili? Scusami amore, ma solitamente faccio tante cose e mi stavo annoiando. Perché tu sentiamo cosa hai fatto? Ho finito per la sesta volta di leggere il libro sulla matematica avanzata quantistica. L'ho corretto e l'ho mandato al suo scrittore perché c'erano un paio di errori e non voglio errori. Poi sono andato su Wikipedia e ho corretto tutte quante le pagine che ho letto. Non so chi scriva quelle scemenze, ma erano tutte sbagliate. Dopodiché ho aperto 2 aziende. 2 aziende? E su cosa? Sono materie così difficili che neanche capiresti. Un'azienda si basa su un'app di incontri per atomi soli. E un'altra azienda invece sta progettando dei razzi per arrivare su Plutone. Accidenti, siamo proprio una coppia super intelligente. E voi chi preferite? Gli intelligenti oppure gli stupidi? Scrivetelo qui sotto nei commenti. E consigliateci altri video da fare in questa maniera. Iscrivetevi al canale e noi ci rivediamo in un prossimo video. Ciao!